Bene, buonasera a tutti voi, un piacere e un onore, ci dà un senso di profonda gioia e amicizia anche la presenza del professor Galli e del professor Luciani ad aprire di fatto questa serie di quest'anno su vulnerabilità e insicurezza della scuola di filosofia giuridica e politica Marotta, titolata a Marotta, quindi un collegamento forte tra l'Istituto Italiano degli Studi Filosofici, che sta avendo il suo rilancio di attività seminariali, di ricerca, e il laboratorio Kelsen e il dottorato in scienze giuridiche dell'Università di Salerno. Benvenuti a tutti voi, al pubblico, venerdì pomeriggio, diciamo, viene qui a ragionare, a sentire e poi dopo anche a discutere su un tema importante che è quello, appunto, come sapete, dei presupposti spaziali del diritto, presupposti spaziali che diventano inevitabilmente presupposti politici. Ma prima di dire pochissime parole sull'argomento, per lasciare la parola ai due relatori, voglio richiamare un po' il programma futuro della scuola. Io l'ho spostato, ovvero richiamare un convegno su egemonia, populismo, ideologia che si terrà non nella primavera come era originariamente previsto, ma per le necessità degli amici colleghi spagnoli, diciamo della scuola di Via Canas di Madrid. Si terrà invece il 18 e il 19 settembre e poi un convegno di fine anno sulla vulnerabilità delle democrazie, che in due giorni dovrebbero essere dal 9 all'11 dicembre, e poi vediamo se possiamo aggiungere altre cose. Ci sono delle cose anche all'università, ad esempio, ma sempre collegate con la scuola Marotta, ad esempio il seminario sulla Restea con Stolfi e Geri Carillo, che è ad aprile, se non ricordo male, il 9 aprile. Dimentico qualcosa? Comunque sta tutto nel programma dell'istituto e della scuola di Salerno, inserita nel programma generale dell'istituto. Perché diritto e spazi politici? Ma perché fondamentalmente a me pare che negli ultimi decenni ci sia stata una progressiva fuga nell'astratto che ha generato, che è una forza di della guerra, poi dopo il dopoguerra, cui si lamentava delle illusioni coltivate dal cosmopolitismo borghese, della rimozione del dato di fatto decisivo e strutturale del conflitto, classico, di interessi materiali, anche orizzonti simbolici, in una certa prospettiva così genericamente universalista, di un universalismo però illusorio. E allora l'idea è quella di riportare agli elementi strutturanti, fattuali, ma anche categoriali, dell'ordine politico moderno, anche persistente, anche nelle sue trasformazioni, se non altro come sfide che si ripropongono, perché l'aver rimosso quei nodi, quello della sovranità dello Stato e popolare, diciamo, della sovranità democratica, l'altro è quello dell'effettività. Ciò che fa sì che il diritto e i diritti, soprattutto i diritti sociali, siano traducibili attraverso prestazioni, cioè attraverso politiche pubbliche, in realtà, la vecchia questione della realizzazione del diritto, e quindi la democrazia possa avere una sua sostanza sociale. Beh, questi nodi, compreso quello appunto legato al territorio, alla strutturazione giuridico-politica dello spazio, che implica una sua identificazione, sono in qualche modo inaggirabili e si tendono a riproporsi. Oggi si ripropongono in forme anche un po' fantasmatiche, diciamo così, e se si vuole anche inquietanti talora, però forse questo sarebbe bene cominciare a concepirlo come un nodo, una sfida con cui fare i conti e non da stigmatizzare, da denigrare e basta. Io chiudo su questo per darvi la parola
subito. C'è questa tendenza alla despazializzazione, anzi alla questa saldatura tra despazializzazione, spoliticizzazione e globalismo neoliberale, diciamo così, implicita, una sorta di filosofia della storia, però insomma non ha le grandezze speculative della filosofia della storia. È la fine della filosofia della storia in piccolo, è quella con cui insomma si parte dal piccolo e si arriva al grande, allo sconfinato. Parte dall'oikos, dalla tribù, e si deve finire in un indistinto, in un presunto ordine globale che non c'è, e che in realtà è un caos. Ecco, forse metterla un po' in questione questa filosofia della storia implicita, che si lega peraltro a quelle trivialità, alla teoria, alla fine della storia, no? Sulla dimensione post-politica. Cioè, diciamo così, il tempo della despazializzazione rischia di essere il tempo della post-politica. Le conseguenze politiche della post-politica sono devastanti. Forse, non dico sia l'unico noto, ma riprendere la questione dello spazio, peraltro il professor Galli l'aveva portata parecchi anni fa, il rapporto alla globalizzazione, alla guerra globale, per capire meglio come rimettere in forma la politica, se in chiave di freno, catecon, o in una chiave diciamo produttiva, emancipativa, o forse in entrambe, perché probabilmente c'è da fare tutte quelle cose, potrebbe essere un modo, per esempio, per tematizzare criticamente alcune idee urse, che poi sono bruti dati di fatto legati ai rapporti di potere, che vanno per la maggiore. Ad esempio, che esista il diritto assoluto al libero movimento dei capitali, che esista un tasso naturale di disoccupazione e che l'unico problema del pensiero progressivo sia quello, diciamo, di una morale senza politica, che determina inevitabilmente una deriva, a mio avviso, moraleggiante. Ma non voglio prendere altro tempo. Ringrazio l'amministrazione comunale che ci ha dato la disponibilità di questi spazi molto belli, così, e anche una sostenuta, diciamo, iniziativa con interesse, diciamo, condividendone lo spirito. E ci organizziamo così, sono tutte due relazioni, va bene, cominciamo con il professor Galli, poi il professor Luciani, 30-40 minuti ciascuno, e poi ci sarà una bella discussione ovviamente aperta alle vostre questioni. Ringrazio tutti voi e in modo peculiarissimo i due relatori, siamo felici che siate qui. La parola al professor Galli. Buonasera a tutti, io sono felice di essere qui, devo ringraziare Nello Pretterossi di averlo invitato e voi di essere qui presenti ad ascoltare. Sono in mezzo a colleghi e amici che stimo, provo a dire qualche cosa a partire, visto che è stata citata la tragedia antica, a partire da Antigone. C'entra. Abbiamo una complessità spaziale del diritto presente in Antigone in modo chiarissimo. Se leggiamo, vediamo che al verso 449 Creonte le chiede come ha osato calpestare le leggi. La parola è nomos, plurale, nomos, accusativo plurale. E Antigone risponde: non era stato Zeus a proclamarle, o Cheusas, colui che ha ordinato queste leggi, non è Zeus, sei tu. E a proclamare quelle leggi che vietava la sepoltura di colui che aveva combattuto contro la città. E questa legge non era stata proclamata da Zeus e nemmeno da Dike, che abita con gli dei sottoterra. Questi dei poi sono le dee, sono le erinni. Ecco, ci sono tre livelli. C'è il cielo, la terra e il sottoterra.
ciascuno con i suoi diritti e con le sue leggi. La politica è uno spazio intermedio, è la superficie che ha un sopra e un sotto, ha a che fare col sopra. E infatti Creonte, al verso 488, parla di Zeus, protettore della mia casa, cioè cerca di catturare lui, Creonte, signore del mondo di mezzo, cerca di catturare dalla propria parte il signore del mondo di sopra, cosa facile perché Zeus è anche il protettore della casa, e questo è vero, ma al tempo stesso cerca di non avere niente a che fare col mondo di sopra, e lo dice. Dice Creonte che in terra, sulla terra, il Christos non può essere paragonato al Kakos, verso 520. Cioè, l'ottimo non può essere messo sullo stesso piano col pessimo. Il difensore della città non può essere sullo stesso piano con l'aggressore della città. E Antigone risponde che la distinzione fra amico e nemico che Creonte avanza, quella distinzione che è centrale per la politica, che non può essere cancellata, invece quella distinzione laggiù è cancellata. Sottoterra non c'è la distinzione fra amico e nemico. E poi, dice Antigone, proprio per sottolineare questa fine, questo collasso della distinzione, io sono venuta per portare le ragioni dell'unione nell'amore e non le ragioni della disunione nell'odio. Basta. Qui c'è molto di questo si è perso perché il mondo moderno conserva il rapporto fra cielo e terra, ma dismette completamente il rapporto col sottoterra. Semmai sostituisce, certamente il rapporto cielo-terra nel mondo moderno è strutturale, con una modificazione che solo il cristianesimo poteva introdurre, e dunque il cielo in realtà diventa la cornice trascendentale di ciò che capita in questa terra, insomma il concetto di teologia politica, e questo è un discorso. Il sottoterra scompare, non c'è la necromanzia nel pensiero politico moderno, c'è qualche cosa che potrebbe assomigliarne, cioè la storia. La storia è una potenza ctonia che arriva dal di sotto e determina ciò che sta di sopra, però questo sta nelle, in realtà nelle linee di pensiero critiche di ciò che invece nella modernità è mainstream. Ciò che nella modernità è mainstream è che il cielo non c'entra, o quantomeno le ragioni fondative, strutturali del cielo devono venire individualizzate e interiorizzate. Se il cielo entra in gioco con la politica, vi entra soltanto attraverso un'operazione di svuotamento, diciamo di preparazione. E a ciò il pensiero dialettico, che non è mainstream, che è il pensiero critico, oppone, guarda che il tuo rapporto cielo-terra è debole, perché in realtà vi è una spinta fortissima che viene dal passato. Ciò che era sottoterra diventa il passato, che determina il presente. Il presente non è quella tabula rasa che non credete. Bene, però è
la differenza fra l'amico e il nemico non viene cancellata nel pensiero politico moderno, anche nelle forme più soft e mainstream del pensiero politico moderno quella differenza permane, se non altro come differenza fra interno e esterno, che non è che nessuno può mettere in discussione. La semplificazione moderna, perché di questo si tratta, non arriva a fare l'operazione di Antigone, cioè di cancellare la differenza, diciamo la rende meno drammatica, le toglie quell'elemento di tragedia che era presente, ma non la può cancellare. Certo, la differenza tra amico e nemico, come differenza strutturante l'ordine politico e l'ordine giuridico, è una differenza semplice, cioè è una differenza di spazio. Si parla sempre e solo, nella versione mainstream del pensiero politico moderno, di una dimensione appunto intermedia, spaziale. Questa dimensione intermedia spaziale, svincolata sostanzialmente dal cielo, svincolata dal sottoterra, conosce delle differenze, delle linee che la attraversano. Questo è il pensiero politico moderno, da questo punto di vista. Spazi qualitativamente non pregnanti, spazi la cui unica qualità è essere stati delimitati, nemmeno sulla base del principio di nazionalità, non ce n'è bisogno. Poi il progresso storico a un certo punto porta sulla scena il principio di nazionalità e lo collega a un principio di legittimità, e si dice sostanzialmente che tagliare linee sulla terra non basta, questo è il mero artificio del tagliare linee non basta, questo artificio deve dare una forma a qualche cosa che proviene dal passato e che deve trovare espressione esplicita, questo qualche cosa è natura-nazione, cioè qualche cosa che trascende il gesto formale. In linea teorica non c'è bisogno di questo. In linea teorica è sufficiente tracciare linee e distinguere l'interno dall'esterno e distinguere così l'amico dal nemico. Senza pathos, senza tragedia, però è una distinzione forte. E così voi vedete che abbiamo una geometria politica e giuridica moderna, cioè la politica consiste nel tracciare delle linee dentro le quali può e deve essere fatto valere un ordinamento giuridico che abbia un'unica fonte, tendenzialmente un'unica fonte, quando si saranno aggiustati alcuni conti in famiglia fra il diritto posto e il diritto consuetudinario, alla fine l'obiettivo è un ordinamento, uno spazio, è un gesto politico che pone quell'ordinamento. Il tutto avviene sulla superficie terrestre, né sopra né sotto. E così voi vedete che l'età moderna descrive se stessa attraverso differenze spaziali, la differenza decisiva fra Europa e il resto del mondo, la differenza decisiva fra la madre patria e le colonie, tra gli spazi civilizzati e gli spazi che sono res publius e possono essere presi. E così voi vedete che da Vittorio a Suarez la guerra, tanto per prendere l'emblema del processo moderno di secolarizzazione, la guerra si separa da una valutazione universale delle sue ragioni e diventa qualche cosa che ha a che vedere con la ragione dello Stato. E vedete che da Grozio a Hobbes, ancora più chiaramente,
la guerra si separa dalla giustizia. Voi direte, come dalla giustizia? Se il Nobs, questo è evidente, in Grozio non è per niente evidente, in Grozio scrive dei due belli, sì, però se andiamo a vedere, e Grozio continua a ragionare in termini di guerra giusta, sì, però se andiamo a vedere il secondo libro Grozio, è un elenco impressionante delle ragioni di guerra giusta, e sono tutte ragioni in mano e in pugno allo Stato. Non è altro che l'ultimo affannoso tentativo della considerazione giuridica della politica, perché Grozio è questo, l'ultimo affannoso tentativo di dire non posso lasciare cadere la legittimazione della guerra secondo giustizia, ma questo vuol dire, io interpreto questo mio dovere elencando un numero infinito di cause possibili, praticamente infinito. È chiaro che dopo arriva Hobbes e dice, sai cosa c'è di nuovo? Facciamo prima, togliamo proprio la giustizia e diciamo che la guerra è un atto sovrano dello Stato e se la vede da solo, contro un altro Stato. Vedo, è un gesto di semplificazione di un processo che era già in atto. E voi vedete l'insistere ossessivo del pensiero giuridico politico moderno sulla necessità dell'obbedienza, il sacrificio dell'attività espansiva del soggetto a favore dell'obbedienza al potere politico. Lo vedete in un pensatore come Alberico Gentile, che comincia la sua carriera in chiave umanistica e dunque il soggetto capace di dare la propria impronta al mondo e la finisce in chiave di ragione di Stato. La cosa che conta è obbedire. Perché? Ma perché le ragioni della disunione sono divenute così forti che a maggior ragione le ragioni dell'unione devono prevalere su di esse. L'obbedienza è sempre più necessaria e la sostanza universale si interiorizza, non l'elemento formale che resta, ma l'elemento sostanziale dell'universale della tradizione diventa la fede interiore, non deve disturbare. E vedete che il diritto si fa territoriale, positivo, sempre più chiaramente dominato dall'attività legislativa in capo a un soggetto riconoscibile, che sia poi il monarca assoluto, che sia poi un parlamento rappresentativo, da questo punto di vista importa meno. E insomma, voi vedete che il risultato della realtà moderna è che ciò che esiste sotto il profilo giuridico e politico è un'entità chiamata Stato, che è un universale particolare. E fin qui è facile. Il punto è che questo universale particolare è abitato dal particolare universale, cioè il singolo soggetto. E che tutta la fatica che abbiamo fatto è quella di cercare un algoritmo che consenta la comunicazione reciproca fra l'universale particolare e il particolare universale. Questo algoritmo non c'è. Cioè, lo Stato moderno è essenzialmente instabile per una lunga serie di motivi, uno di cui qui non parliamo, ma insomma il fatto è che è minato fin dall'origine dal potere costituente, che è un generatore di ordine che è al tempo stesso generatore di potenziale disordine, ma questo di cui oggi non ne parliamo. Parliamo di un altro tipo di potenziale disordine che è contenuto originariamente nello Stato moderno. Lo Stato moderno è fatto di uomini liberi, uguali, perché lo Stato moderno prima o poi arriva alla distruzione dei ceti. E tenere insieme il concetto di libertà e uguaglianza da una parte e di sovranità dall'altra
personalità è il modo di esistere, è il fatto che uno Stato esista, esista nella sua capacità di volere, esista nella sua capacità di organizzare uno spazio secondo ragione, cioè far valere un ordinamento giuridico, esista nella sua capacità di esprimere un corpo politico unitario ma non compatto, ecco, le ragioni della sovranità e quelle dell'individuo non sono fatte per andare d'accordo. L'uno ha bisogno dell'altro, senza l'uno l'altro non c'è, senza l'altro l'uno non c'è, sicuramente. Non esiste uno Stato senza individuo, non esiste un individuo senza Stato, sicuramente. Con questo non vuol dire che vanno d'accordo, anzi non ci vanno d'accordo. Possono trovare lunghi momenti di compromesso, un matrimonio di interesse che può durare, sì. Ma da qualche parte scappa, lo Stato scappa, perché a un certo punto l'abolizione dello Stato si afferma anche in forma autonoma, non soltanto dietro trasmissione di input da parte degli individui. Detto in un altro modo, l'abolizione dello Stato si afferma anche in deroga rispetto all'ordinamento. Non succederà tutti i minuti, ma può succedere. E l'individuo, adesso non diciamo che l'individuo disobbedisce le leggi, che è una banalità, è che l'individuo ha delle ragioni che non convergono con quelle dello Stato, che essenzialmente sono vettori universali che nascono dal particolare. L'individuo è particolare, sì, però è stato messo dentro lo Stato perché esso, l'individuo, possa perseguire il proprio utile. Questo è il punto decisivo dell'età moderna, cioè la politica svuotata di ogni altra determinazione se non garantire, ordinare, assicurare vita, libertà e proprietà. Benissimo. Ma il perseguimento dell'utile da parte del particolare è un vettore universale. È un vettore universale che si manifesta lentamente, per un bel po' di tempo questo perseguimento dell'utile si accontenta della dimensione statale, anzi la richiede, il connubio fra il capitalismo e lo Stato. Lo Stato ha bisogno della ricchezza prodotta dal capitalismo. Il capitalismo, è inutile che ve lo dica, è una forma economica che si fonda sopra il perseguimento dell'interesse privato. Lo Stato ha bisogno di quelle ricchezze e quegli individui privati hanno bisogno che lo Stato li aiuti a crescere, gli faccia delle politiche protezionistiche, gli faccia delle leggi che rendono prevedibile l'agire politico e giustiziabile il loro interesse privato. Ne ha bisogno. Dopo che questo è successo, e ha bisogno l'individuo anche di essere supportato dallo Stato quando travalica i confini dello Stato come privato e dilaga nel mondo alla ricerca dell'utile. Le compagnie, che sono un fenomeno fondamentale dell'età moderna, le compagnie sono compagnie ibride, sono private ma hanno funzioni parapubbliche, spesso nel capitale di quella compagnia in forma mascherata c'è il capitale del re come privato, certo, non come Stato, e tuttavia vi è un riconoscimento reciproco fra l'agire oltremare di una compagnia e la forma sovrana in madre patria, fin tanto che uno dei due non prevale. In una prima fase prevale lo Stato, ma la compagnia delle Indie a un certo punto viene sciolta e l'Inghilterra, quella che noi chiamiamo Inghilterra, diventa la diretta titolare del dominio sull'India, non lo lascia più in mano a quell'ibrido che era la compagnia delle Indie.
ma in realtà al tempo stesso la potenza dell'interesse privato copre con una ragnatela tutto il mondo e diventa capace di sfidare lo Stato. Non solo, ma al tempo stesso cambia la legittimità dell'agire politico. La legittimità dell'agire politico, da una certa fase in poi, la possiamo mettere con la prima guerra mondiale, la possiamo mettere col patto Briand-Kellogg, la possiamo mettere con l'istituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, la possiamo mettere con la trasformazione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite in entità che non si accontenta più di garantire la sovranità, il permanere integro della sovranità degli Stati, ma passa da se stesso il compito e la responsabilità di proteggere i singoli individui nei diversi stati di questo mondo anche contro il potere sovrano di quegli stati. Ma insomma, non possiamo mettere da evitare, vi è un momento in cui la legittimità della politica cambia e esce dalla dimensione dello Stato e entra nella dimensione dell'universale particolare, del particolare universale, cioè dell'individuo, e l'universo mondo non è altro che uno spazio dove i confini sono sempre meno legittimi e sempre più è legittimo il diritto del singolo a vedere rispettato vita, libertà, proprietà o quello che volete voi, dignità, anche contro. E vedete al tempo stesso la morale, non solo il diritto, ma la morale, marciare insieme e affermare la immoralità di tutto ciò che è limitazione. E vedete il diritto tanto nella forma privata quanto nella forma del diritto civile, quanto nella forma del diritto penale, diventare qualche cosa che cerca di non avere più come fondamento lo Stato, ma pensa di proporsi come una sorta di autopoiesi. E allora vedete, da una parte, e non sto parlando delle teorie dell'ordinamento, delle istituzioni, no, sto parlando della lex mercatoria nella versione del diritto privato, no, cioè l'universo è una ragnatela di pattuzzi fra privati, e nella forma del diritto penale, no? Il tribunale penale internazionale che di punto in bianco porta lo Stato in tribunale, cioè cessa di considerare lo Stato come entità sovrana e non giudicabile e lo considera come il prodotto di azioni di singoli che, come tutti i singoli di questo mondo, da qualche parte hanno un tribunale che si può occupare di loro. Prima lo Stato veniva giudicato nel tribunale della storia, oggi viene giudicato da un tribunale penale internazionale. Naturalmente niente, perché tutto ciò è il trionfo dell'universale, ma di un universale molto orientato, di un universale che ha un punto di origine e una prospettiva assolutamente particolare, nel senso che noi vediamo portare, per carità, davanti al Tribunale Penale Internazionale criminali di guerra di secondo rango come quelli Poniamo della Bosnia, e non vediamo portati davanti a nessun tribunale, diciamo così, pesci un po' più grossi, anche perché il Tribunale Penale Internazionale non ha una giurisdizione necessaria, ma è, come dire, su base volontaria, e i pesci grossi non vi hanno aderito. Però è un bel lettore universale,
diritto nelle varie forme e la morale messe insieme delegittimano lo Stato. Lo Stato non è più l'ultima istanza, che vuol dire che il diritto non ha più, eccoci, una dimensione spaziale. O se ce l'ha, ce l'ha in via accidentale, non sostanziale. Non ha più una dimensione spaziale. Anche quell'ultima differenziazione banale fra interno ed esterno è caduta. Non ci sono più nemici, ci sono soltanto amici che sbagliano, cioè criminali, processati. Oh, naturalmente è una narrazione, questo è il punto, è una narrazione. Temo di dover dire una narrazione interessante, una narrazione orientata, temo di dover dire una narrazione anglosassone, marittima, come volete voi, che ha la propria ragione d'essere in alcune, come dire, istanze geopolitiche che hanno molto a che vedere con la libertà dei mari e la libertà del commercio, e che hanno proprio ragione d'essere oggi nel fatto che questo tipo di narrazione è, questo è il punto, questo tipo di narrazione è la musica d'accompagnamento. Poi vediamo, il tema è se questa musica d'accompagnamento è necessaria, ma insomma è al momento la musica d'accompagnamento di una marcia trionfale di una forma specifica di produzione che per convenzione chiamiamo neoliberismo, la cui autolegittimazione non ve la sto, io non voglio tediarvi con la spiegazione di qual è il pensiero economico del neoliberismo. Con una battuta, è il neoliberismo, in realtà è il neomarginalismo ed è l'ultima e più potente risposta alla teoria marxiana del valore, alla quale si contrappone, alla quale teoria marxiana del valore, che vede il valore come prodotto di un'energia che della merce si ossifica, questa energia si chiama lavoro libero, a questa teoria, ma fino dagli ultimi anni dell'Ottocento il pensiero economico borghese risponde col marginalismo, teoria secondo la quale il valore non è determinato dal lavoro che in esso è ossificato, ma dalla preferenza del consumatore marginale, e dunque in ultima istanza dalla concorrenza libera e dalla libera scelta dell'individuo razionale che sceglie fra merci liberamente offerte da soggetti liberamente concorrenti fra di loro. All'ennesima potenza, mescolato con l'organicismo statalistico tedesco che dà origine all'ordoliberalismo e all'euro, tutto ciò ha a che vedere con una teoria dello Stato o come Stato che deve dissolversi, perché è un comando ormai delegittimato e improprio rispetto alla libera energia e al circolare della libera energia individuale, al circolare libero e universale dell'energia individuale, oppure ha a che fare con una teoria dello Stato molto più tradizionale, che vede lo Stato come capace di, come indispensabile, come capace di porre un ordinamento, fiero difensore di alcune regole fondamentali che sono la Costituzione in senso politico, ma al tempo stesso la Costituzione in senso economico, ma l'obiettivo ultimo di questa posizione di potere è quella di consentire la libera concorrenza economica sulla base del principio che è
l'origine di tutte le origini, l'origine di tutte le origini, che l'economia può essere in equilibrio. Contro la teoria marxiana, secondo la quale l'economia capitalistica non può mai essere in equilibrio, perché contiene squilibri strutturali, qui si dice può essere in equilibrio. I neoliberisti, può essere in equilibrio, basta eliminare partiti di sinistra e sindacalisti e praticamente tutto lo Stato. Secondo gli ordoliberisti, no, ci vuole la presenza pesante dello Stato, però con l'obiettivo di eliminare il non conforme, che è il non conforme di pensiero, cioè il pensiero che vede squilibrio laddove c'è equilibrio, e il non conforme come pratica, cioè il pensiero che diventa pratica facendo scioperi o tentativi di rivoluzione. Bene? In questo secondo caso voi avete una forte sopravvivenza dell'idea di Stato e di sovranità. E infatti, andate a spiegare poi voi ai tedeschi a Karlsruhe che non esiste la sovranità dello Stato tedesco e che è ora di finirla con il sovranismo e che bisogna dissolversi nel mare medium dell'universale Verkehr. Ecco, andate a spiegare, io non ci vado. Però questo Stato è sovrano, ma non è sovrano perché è uno Stato al servizio, è sovranamente al servizio della propria economia, della propria, che oltretutto viene interpretata per lunghe fasi come un'economia capitalistica concorrenziale a forte componente neomercantilistica, che si fonda, come è normale che sia in questo contesto, non sulla domanda interna, ma sulla esportazione. Allora, molto vi ho già detto. Con questo breve ragionamento abbiamo detto che esiste una relatività storica, politica dello Stato come forma del suo porre l'ordinamento, e che questa relatività storica è, sotto il profilo sociologico, il fatto che il corpo sociale vede prevalere ora questa, ora quella classe, ora questo, ora quello interesse. E abbiamo visto che a un certo punto l'interesse che prevale è l'interesse particolare che si fa universale, delegittima universale particolare, come obsoleto o autoritario, o coattivo, e adesso poniamo la libertà. All'universale particolare opponiamo il vero universale, e il vero universale non è un universale sostantivo, è un universale fatto di esattamente 7 miliardi di individui, quanti oggi hanno un'unità. L'universale è questa cosa qui, il formicaio umano, e dove ogni formica può, se vuole, muoversi indefinitamente per andare ovunque. E ogni formica si deve muovere. Fortiori si devono muovere i capitali e le merci. Questo immane movimento che sradica ogni stabilità e ogni radicamento. Questa è la forma della libertà e del progresso. E tutti ci guadagnano. E ciò è l'inevitabile esito di ciò che conta nell'età moderna, cioè il capitalismo.
l'età moderna ha fatto tre cose: il capitalismo, lo Stato e la scienza. Qui si dice la scienza è tutta catturata dentro il capitalismo e lo Stato o fa il guardiano notturno o è una roba arcaica. E il diritto? Il diritto certamente non lo fa lo Stato. Il diritto lo facciamo noi tutti, 7 miliardi, negoziandolo fra di noi. Ed è il progresso, perché questo è il passaggio dal comando al contratto, dall'autorità alla libertà, oltre che dalla povertà al benessere. Ecco perché buona parte del mondo oggi è sovranista, perché nulla di tutto ciò si è avverato. Di tutto ciò sono vere solo le contraddizioni. Se voi vedete sotto il profilo geopolitico, la inesistenza della sovranità è una tesi assolutamente intenibile. Tutto quello che succede in questo mondo è descrivibile come azione deliberata di sovranità o di nemici di sovranità, ma è la stessa cosa. Le leggi profonde della geopolitica continuano a essere in vigenza. L'America continua a essere l'isola al centro del mondo. Gli Stati Uniti continuano a essere interessati a controllare entrambe le sponde di entrambi gli oceani. Gli Stati Uniti continuano a circondare le masse continentali dell'antico continente di una catena di alleanze che bloccano le potenze continentali all'interno e non le consentono di uscire. Tant'è vero che la Cina, che queste cose le sa benissimo, esce dal di dietro e non va avanti. Non passerà mai il mar cinese meridionale dagli stretti di Malacca, perché di lì non ci riesce. Passa per la via delle sette. Questo, la Russia continuerà a cercare lo sbocco sul mare Caspio. E gli Stati Uniti continueranno a volere che dall'Islanda fino al Marocco l'oceano Atlantico settentrionale sia in mano loro. Questa si chiama sovranità, non si chiama fraterna convivenza del formicaio umano. Le linee qui sono tracciate dalla natura e la politica non può non tenerne conto, oppure può interpretare in modo diverso, le può interpretare in modo bellicoso o pacifico, può interpretare in modo lungimirante o no, ma insomma, quello è. Ma poi, l'idea è, va bene, questo fa parte del retaggio di Adamo, è il peccato originale, però per quanto riguarda ciò che non è la natura, ma ciò che è la cultura, abbiamo realizzato l'unità del mondo, perché il commercio ci ha unificato. Siamo tutti fratelli nel dolce commercio. L'idea è che non è vero, il commercio non è dolce ed è fatto di squilibri, non di equilibri. E ci sono, oltre alla geopolitica, c'è la geoeconomia, ci sono le assegnazioni autoritative di ruoli nel sistema produttivo internazionale, e queste assegnazioni autoritative di ruoli hanno parecchio a che fare, coincidono con la sovranità di alcuni paesi. All'Italia sono toccati i cuochi e i sarti, non è poco, ci poteva andare peggio. A una parte d'Italia si consente di produrre meccanica di precisione, purché rientri nel mercato tedesco. Alla Germania è stato assegnato il ruolo di potenza economica centrale del continente, se lo sono guadagnati, sono bravi, e attorno a questo ruota nel maelstrom dell'economia europea una cintura di stati satelliti. Volete l'elenco?
tra i paesi baltici, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Austria, Nord Italia, Polonia, Bulgaria, Cechia, Slovacchia, aggiungo il Liechtenstein per completezza. Questo che cos'è? È geoeconomia, cioè ci sono paesi che la cui economia consiste nel produrre carburatore per automobili tedesche. Quando quelli smettono di dargli gli ordini per produrre carburatore, quelli si trovano all'età della pietra. Ruoli, cioè differenze, e sono differenze che si chiamano sovranità. E siamo sicuri che non esiste, che le multinazionali, potenti e ricche come stati, come superstati, siano indipendenti dagli stati? Questa ultima provocazione. Siamo sicuri che la Apple dia ordini al governo degli Stati Uniti? Siamo sicuri che la Apple non sia un pezzo dell'economia statunitense? Per piacere. Un pezzo che certamente pone qualche problema di governo e di controllo al governo degli Stati Uniti, certo, però tutti sanno e tutti ragionano che esiste il capitalismo francese, che è quello che ogni tanto viene da noi e ci porta dei pezzi più pregianti per noi. Tutti sanno che esiste il capitalismo tedesco. Andatelo a chiedere ai cinesi o agli americani se esiste o non esiste il capitalismo tedesco. E tutti sanno che esiste il capitalismo cinese. Quest'idea che l'economia galleggia nel vuoto e si è mangiata ogni rapporto con la politica è un'idea messa in giro dai potenti della terra che vogliono continuare a gestire il potere sovrano senza che gli altri se ne accorgano. Per cui io sono sovrano, esercito il potere sovrano, certo come si fa oggi, certo, dunque in modo diverso da come si faceva nel 1600, certo, però lo esercito. Poi siamo sicuri che non esistano le guerre dei dazi. Mi sembra che sia il modo con cui l'economia si riappropria brutalmente della politica. Siamo sicuri che non esistano dunque di nuovo delle leggi, ecco, ed eccomi qui, delle leggi che hanno una origine e una legittimazione politico-territoriale che si impongono alle presunte leggi internazionali dell'economia e del mercato globale? Certo, c'è un problema, la libertà di circolazione dei capitali. Questo è un problema, però anche qui siamo sicuri che questo problema sia un problema eterno e connaturato. Allora, il modello economico generato a Bretton Woods nel 1944, sul quale si è eretta l'economia occidentale durante i 30 gloriosi, che è andato in crisi alla metà degli anni 70, essenzialmente per il debito prodotto dagli Stati Uniti con la guerra in Vietnam e al tempo stesso per l'aumento vertiginoso del costo delle materie prime dovuto alla guerra del Vietnam, bene, quel modello, che è un modello non comunista di risulta, non prevedeva la libera circolazione dei capitali. Ci siamo vissuti dentro tutto, voi giovani no, ma insomma ci siamo vissuti dentro noi vecchietti. Non potevi far muovere i capitali come volevi. E tuttavia erano tutte liberali democrazie quelle, non era l'Unione Sovietica. Chi ha tolto, chi ha deregolato? Quanto? Ma non è neanche l'inizio del neoliberismo, non è nemmeno la fine del mondo comunista, sono gli anni 90. Quelli durante i quali Clinton da una parte e le sinistre al potere in Europa dall'altra si danno da fare
per eliminare ogni regola, freno e limite alla libera circolazione dei capitali. E adesso piangono perché, alimentato da algoritmi, e anche qui attenzione, gli algoritmi non nascono in natura, c'è qualcuno che dice a qualcun altro: tu che sei un bravo ingegnere elettronico, fammi un algoritmo che abbia questa finalità. Sono tutto sapere orientato, non è sapere neutro, il sapere contenuto in un algoritmo. L'algoritmo è una procedura che serve a produrre un risultato. E io che faccio, che dinanzi alla costruzione dell'algoritmo, vorrei che il risultato fosse quello che voglio io, non quello che vuole qualcun altro. Bene, questi algoritmi che governano i computer e fanno gli investimenti miliardi di volte al giorno per guadagnare un miliardesimo di dollaro ogni volta, questi qui sono un'invenzione resa possibile dalla sinistra, che, tanto per ricordarcelo tutti insieme, governava, era al potere in 15 dei 17 paesi dell'allora Unione Europea nel 2001. No, cioè, tanto perché qualcuno si ricordi che gli scempi di cui oggi paghiamo il costo non sono stati fatti dalla ferocissima destra economica. La destra economica ha mandato avanti quelli che a sinistra credevano che deregolare il capitale fosse una cosa di sinistra, per motivi che francamente mi sfuggono, che non capirò mai, ma insomma è così. Questo è un vero problema, e per noi, al quale per noi si aggiunge il problema dello spread, che nasce dal fatto che lo Stato sovrano ha rinunciato alla propria sovranità monetaria. Così, con una lettera. Ma non c'è niente che non possa essere corretto, e soprattutto non c'è niente che ci debba far dire che l'universale particolare, lo Stato, è stato giustamente e legittimamente soppiantato dagli universali, dai particolari che si sono resi universali, cioè dagli individui e dal loro perseguimento dell'utile. Non c'è niente che ci costringa a ciò, e non c'è niente che ci costringa a non vedere che quegli particolari universali sono quattro gatti, che 26 persone detengono tanta ricchezza quanto la metà più povera del pianeta, non può essere razionale. Che l'1% della popolazione del pianeta detenga il 90% della ricchezza del pianeta non può essere razionale. Quando si parla di universale che deve sconfiggere il particolare, ci si deve ricordare del fatto che il particolare, meglio, l'universale particolare, cioè lo Stato, era una macchina limitata per essere governabile. Invece non c'è forza umana che possa governare un presunto universalismo fatto di tanti particolari. Se tu credi a quello, devi credere anche all'equilibrio, alla capacità di quella macchina universale di porsi in equilibrio da sola, tranne che tu non creda che si debba nascere un potere regolativo mondiale, perché allora non riesco più a parlare con te, perché stai parlando di nulla. Finché i poteri politici sono particolari, è meglio servirsene, perché grazie ad essi si può, non, senza alcuna garanzia, ma si può tentare di governare i processi. Senza di essi non si governa niente, bisogna pregare il Signore che le cose vadano a finire. Cioè ci vuole una bella fede per credere che la sovranità sia giustamente perita, ovvero che il diritto si sia giustamente separato dalla territorialità. Una fede più forte di quella che c'è in colui il quale dice: voglio tornare a sottoporre alla sovranità, a questo punto democratica, dello Stato,
il territorio e i processi che dentro quel territorio avvengono, sapendo che non tutto potrò fare, mai lo Stato ha potuto fare tutto, non tutto potrò fare, ma almeno qualcosa potrò fare e almeno non mi verrò l'idea della società liquida. Ed è l'idea che la rottura del legame civile e sociale sia la libertà, perché la rottura del legame civile e sociale, l'essere soli al mondo, immersi nella corrente dell'universale in automovimento, nella bufera infernale, l'essere soli al mondo non è libertà, è dominio. Herrschaft, questa bella parola sulla quale mi sono laureato e che avevamo cancellato perché non ce n'era più bisogno di operarla, beh, la gamberata no, ci viviamo dentro. Sovranità è il contrario di dominio, rapporto spazio diritto politica è il contrario del rapporto universale individuo. Rapporto spazio diritto politica è un rapporto governabile, il rapporto universale individuo è ingovernabile. Ti capita addosso. E inoltre non è nemmeno l'universale che ti capita addosso, è un pezzo di universale a cui il tuo universale particolare, il tuo Stato, consente di capitarti addosso. Per poi magari piangere quando a venire sconfitto non è il povero singolo tapino individuo, ma è l'oggetto più prezioso che lo Stato conservava, che so io, l'ultima proprietà pubblica dove si producono le armi dello Stato, che improvvisamente è comperata da un conglomerato di un altro Stato. È una battaglia durissima. Perché bisogna andare, ho finito, bisogna andare contro una serie di idee ricevute con potenza, emanate con potenza spaventosa. L'idea che esista un vettore temporale che passa dallo Stato al globo, dalla politica al commercio, dai confini al mondialismo itinerante, che questo sia un vettore positivo primo, che, e poi che questo sia comunque in atto in modo inarrestabile, è già stato arrestato, la reazione contro le contraddizioni generate da questa credenza è già in atto, peccato che sia una reazione reazionale, ma è già in atto una reazione reazionale che non toccherà la struttura profonda del modo di produzione, ma toccherà la narrazione e poi toccherà qualche aspetto secondario. Allora, ringraziamo chi ha pensato a questo tema, perché è il tema oggi, riposizionarsi di fronte alla questione del rapporto fra politica, diritto e spazio. Smetterla di bersi le idee ricevute, cominciare magari a produrre qualcuna di proprio. Vi ringrazio. Bene, benissimo. Grazie al professor Galli che ha raccolto una cosa che mi sorprende, il senso di questa connessione. E ha anche prospettato una serie di provocazioni che per me sono cose di, dico, buon senso, però so che non è così. E adesso la parola al giurista, un giurista costituzionalista che tende a non credere alle favole, ecco, diciamo che anni fa, oramai diversi anni fa, scrisse un saggio sull'antisovrano, che non era l'elogio dell'antisovrano, era una messa in guardia. Grazie. Grazie, anche io vi ringrazio, bellissima occasione.
dialogo e poi nella città in cui, dicevo prima, è sepolto Bergoglio VII, in qualche idea di spazio universalismo, insomma ce l'aveva nella testa, e quindi insomma siamo nel posto giusto. Ecco, io resisto alla tentazione di confrontarmi con Carlo Reali, perché detto tante cose insomma che sarebbe interessante ripercorrere, cioè la nozione di Antigone, di Nomos, che differenza c'è tra il Nomos di Creonte, di Agrapta Nomina, di Antigone, se il Nomos è Cherigma e Sefis, ma sono la stessa cosa, non sono, sono diversi, la lasciamo un altro incontro, un'altra volta. Un piacere. Ecco, insomma i punti di contatto e di moltissimi, di dissonanza, poche, rispetto a quello che ha detto Carlo, emergeranno le cose che dirò. Io ho intitolato questo mio contributo, perché ho scritto qualcosa che avete visto, dal caos all'ordine e ritorno, e che fa già capire insomma come la penso, strutturandolo alcune teste di capitolo. Insomma, il primo è topos e tecne. Topos e tecne stanno in un rapporto, a mio pare, di non sopportabile polarità, perché se il luogo è ancorato alla propria necessità spaziale, la tecnica, beh, insomma, la tecnica è disancorata da qualunque determinazione territoriale. Il luogo è geograficamente incatenato, quindi sta a dire che è costituito secondo la morfologia della che. La tecnica invece è libera dalle catene che sono forgiate dalle predeterminazioni di spazio. Ora, si può obiettare che la tecnica, pure la tecnica, insomma, sarebbe spazialmente determinata, cioè la fusione dei metalli, l'arte letraria sono diverse a Venezia e a Pechino. Però i principi di base delle varie applicazioni sono sempre gli stessi, la tecnica migliore può essere portata ovunque, e poi c'è molto di più. Credo che sia stato identificato con precisione il proprio del pensiero utopico della modernità, cogliendo nella sua razionalità, nella sua interna spinta secolarizzatrice, quello che l'ha distinto dalle utopie antiche. Ammesso non è un concesso che si possono chiamare così. E in quanto si fonda su paradigmi tecnico-scientifici dell'utopia moderna, questa è una frase di Massimo Cacciari, mira a definire un ordine sociopolitico delocalizzato, universale, libero dai vincoli del topos. Quindi il non luogo utopico, il suo utopos, è tale in ragione della universalità dei paradigmi fondativi di questo modello, universalità che è tutta schiettamente razionale. Ora, nel momento stesso in cui il pensiero politico tocca il mondo della tecnica, il suo aggancio al luogo, al quale è legato antonomasticamente, polis, il suo aggancio al luogo si sfilaccia, si indebolisce e si perde. E perché tutto oppone principialmente, cioè iuxta propria principia, la tecnica e il topos, si crea così una linea di tensione che non si riesce a governare fra politica e tecnica. Del resto, anche il tempo della tecnica è diverso dal tempo del luogo. Il luogo muta nel tempo lungo, e anche l'opera dell'uomo può sconvolgerlo improvvisamente, procede in genere per accumulazioni progressive, raramente per salti rivoluzionari. Salerno è cambiata tanto dalla Salerno longobarda ad oggi, qualche rivoluzione che era giustamente progressiva. Mentre invece rivoluzionario l'andamento della tecnica, i veri progressi, credo che la tesi di Kuhn sia convincente, avvengono attraverso rotture con il passato, dopo le quali chi vive il presente subisce l'impressione di trovarsi in un mondo incommensurabile con quello di cui era vissuto prima, in questo appunto che è Kuhn. L'uomo con il quale la politica ha a che fare necessariamente, perché poi sono i politici, l'uomo è, oltre che nel tempo, del luogo. Il non luogo è del non umano o del superumano. Il confine
emerge visivamente nella grande pittura rinascimentale. Perché se pensiamo alla sua trama, che è cavata appieno dall'era della scoperta dell'uomo, l'uomo è situato, è effigiato, è stato nella pietra domestica, nel palazzo nobiliare, nel castello, sul campo di battaglia. Mentre invece il mondo del superumano è diverso. Dio e i santi, è stato scritto, stanno in nessun luogo avvolti da escatologica luce. E infatti, quando i santi sono gettati nella luce cruda della vita reale, pensiamo a Caravaggio, quello che capiterà più tardi con Caravaggio, pensando alla morte della Vergine di Caravaggio, si tratta di autentico scandalo, anzi di scandalo, di vera pietra d'inciampo nel corso di un itinerario iconografico che altrimenti sarebbe omogeneo. Quindi, come per il superumano, è altro da quello degli uomini il mondo del non umano. La tecnica trascende e annichilisce il luogo, non è definita, né è impacciata. Non aspira a conquistarlo, ma ambisce a liberarsi. L'avvento di una tecnica sempre più potente, sempre più condizionante, sempre più capace di impossessarsi degli angoli più riposti dell'identità umana e anche delle nostre coscienze, questa tecnica mostra all'uomo che il luogo non è più un rifugio sicuro, non è più un porto a cui riparare, perché il fortunale della innovazione tecnologica soffia ovunque e non ci sono nulla dentro le cose. Non se ne avverte, morso. Ecco, eppure, sin dalle origini, il pensiero occidentale, ecco la questione passata dal caos all'ordine, il pensiero occidentale aveva identificato nell'uomo la sede dell'ordine, del rifugio e della sicurezza. La teogonia asiodea mostra bene che al caos primigenio segue nel mondo degli dèi un'era di lotte e di instabilità. Sappiamo tutti, no? La quale nessun titolare del potere supremo, non Urano, non Crono, è sicuro del proprio scelto. Solo Zeus, astuto, astuto perché è diventato astuto, il più astuto di tutti, perché ha ingoiato Metis, la sua prima sposa, solo Zeus saprà portare ordine. E se nel mondo degli dèi lo porterà anzitutto sbarazzandosi del padre, lo porterà in un modo molto più complesso di quello degli uomini. E come? Sposando in seconda nozze Temis, tanto caro a noi giuristi, no? Ci vediamo anche appunto sulle copertine dei libri, abbiamo l'immagine di Temis. Temis che gli darà per figlie Eunomia, Dike ed Eirene, che sono nient'altro che personificazioni dei principi regolatori della polis. L'ordine che Temis simboleggia ed esprime non è solo l'ordine divino, ma è anche proprio l'ordine della polis, dunque l'ordine del luogo cinto da mura, nel quale gli uomini, che da quel momento saranno politari, potranno governare ed essere governati. Quindi la rottura dell'unità dell'uomo, già per questo, ci appare subito foriera di trasformazioni autenticamente epocali. Seconda ragione di rottura del luogo, oltre quella del dominio tecnico, ma implicata dal dominio tecnico, riguarda il conflitto estremo, la forma estrema che è data dalla guerra. Si tratta del rapporto fra topos e polos. Ora, questo è un tema che non è nuovo, perché nel politico le grandi trasformazioni della tecnica militare hanno da sempre inciso e con durezza. Lo sviluppo delle artiglierie ha accelerato la crisi del feudalesimo, perché ha reso superato, se non inutile, il castello come luogo di protezione dei sudditi, di un signore che poteva appunto essere locale in quanto la sua prestazione e funzione sociale, cioè la difesa, aveva un locus nel quale esercitarsi, era la sua funzione sistemica, non serve più niente. Ancora, lo sviluppo della tecnica navale, con la costruzione di navi da guerra, oltre che commerciali più affidabili e veloci, ha secondato la naturale tendenza dell'Inghilterra, quella che colto rapidamente l'autore caro, no? Entrambi come Carson, a distaccarsi dalla sua condizione terrestre per proiettarsi interamente sui mari, poi rapidamente divenuti suo dominio. E una proiezione marittima però che non ha determinato l'isolamento dell'Inghilterra, ma anche sul piano politico-culturale, ne ha esaltato, seppure gradualmente, la capacità egemonica. Qui credo che abbia colto nel segno Franz Rosenzweig,
Molto dello spirito inglese del XVIII secolo, parole sue, è confluito in modo esemplare nello sviluppo dei popoli europei. Per esempio, si è proiettato nella volterriana dottrina della libertà di coscienza e nella montesquiviana teoria del parlamentarismo, che altro non è se non la messa in forma continentale dell'esperienza storica del parlamentarismo. Ancora, come aveva precocemente profetizzato Giulio Douay, che scrive nel 1927, ma queste cose le aveva già anticipate in articoli degli anni 10, la conquista dell'aria, Giulio Douay è ancora studiato nelle accademie militari di tutto il mondo, la conquista dell'aria è uno strumento di volo più pesante, ha sconvolto le tecniche di guerra e con esse gli equilibri politici del mondo. Le attuali sono parole impressionanti, molti di voi li conoscono, sono più giovani, sono parole veramente impressionanti. Le attuali forme sociali hanno portato alle guerre di carattere nazionale, ossia le guerre che coinvolgono nella mischia popoli interi, ma grazie alla aeronautica la forma dei futuri eventuali conflitti verrà a mutare radicalmente. Grazie all'aereo ora è possibile passare le linee nemiche senza prima spezzarle. Il fatto brutale ma innegabile che deve imporsi alla nostra mente e scuoterla è questo: il più forte esercito schierato sulle Alpi, la più forte marina incrociante nei nostri mari, allo stato attuale della tecnica aeronautica non potrebbe far nulla di effettivamente pratico per impedire, dato il conflitto, che un nemico convenientemente preparato ci distrugga, se tale fosse il suo beneplacito, Roma, Milano, Venezia o una qualunque delle nostre 100 città. E penso che sono, abbiamo avuto la prova che avesse ragione. E scrive infatti un libro che si chiama Il dominio dell'aria. La guerra, grazie al dominio dell'aria, da difensiva si deve fare offensiva. L'aereo, per la sua indipendenza dalla superficie, per la sua velocità di traslazione, superiore a quella di qualsiasi altro mezzo, è l'arma offensiva per eccellenza. Ecco, mi soffermerei un po' su questo ultimo passaggio che conduce dal dominio dell'acqua al dominio dell'aria, e citerei due episodi che mi sembrano davvero esemplari, due episodi molto noti. 24 agosto del 1942, siamo nella steppa di Sbuscelski e vengono i brividi solo a pensarci. Ho anche conosciuto un uomo che l'aveva fatta questa cosa, non sapevo che l'avesse fatto, non l'ha raccontato a lui. In questa steppa di Sbuscelski, per spezzare la presa dei reparti sovietici che si erano acquartierati nelle vicinanze, 650 soldati del Savoia Cavalleria caricano montati con le sciabole in pugno, per immaginarsi la scena, un reggimento nemico armato di mitragliatrici, cannoni, e incredibilmente lo sbaragliano. Tra il 23 e il 26 ottobre, secondo episodio, 1944, nel Golfo di Leyte, la flotta imperiale giapponese, già colpita inizialmente dal fuoco delle navi da battaglia, viene decimata, non dico distrutta, dagli aerosurrogati dai bombardieri B-24, e così si apre la porta alla conquista delle Filippine, e sarà la fine del Giappone. Sia l'operazione terrestre degli italiani che quella aeronavale degli statunitensi evidentemente hanno successo, ma c'è una bella differenza. Quella che fu l'ultima significativa carica di cavalleria della storia ci appare oggi un episodio di eccezionale egoismo, ma completamente fuori dal tempo, irrimediabilmente avvolto dalle nebbie del passato e segnato, ha scritto giustamente Nicolò Montanelli, da una irreparabile arcaicità. E invece la battaglia aeronavale forse decisiva della guerra nel Pacifico, Nimitz, che era il capo della flotta militare degli Stati Uniti, lo scrive, la battaglia nel Golfo di Leyte non è paragonabile a un'altra battaglia, ma al termine di quei lunghi combattimenti la marina imperiale giapponese aveva praticamente cessato di esistere come forza effettiva, mentre quella degli Stati Uniti dominava le acque del Pacifico, quelle acque che ancora sono conservate come acque della marina degli Stati Uniti. Quindi la battaglia forse decisiva della guerra del Pacifico si staglia come una delle prime dimostrazioni dell'importanza del dominio non solo del mare ma anche dell'aria. La terra, l'uomo e l'uomo per definizione, non è più il luogo anche del potere militare. E poi, attenzione, anche quando si combatte a terra non contano più soltanto le forze che stanno su Gaia, ma conta il dominio dell'aria. Altro episodio interessante.
interessantissimo, la possente operazione Zitadelle, l'ultima grande operazione offensiva intrapresa dai tedeschi ad est. Sono parole del più grande stratega, probabilmente il più grande stratega della seconda guerra mondiale, cioè Erich von Manstein, e sono parole delle sue memorie, interessantissime, anche per il titolo, Ferlore Nesine, Torie perdute, bellissimo. E lancia von Manstein contro il saliente di Kursk a luglio del 43 uno spiegamento di forze corazzate mai visto prima, ma come testimoniano le memorie del suo grande avversario, che questa è una lettura molto interessante, e cioè il comandante delle forze sovietiche, il maresciallo Georgi Konstantinovich Zhukov, grande eroe russo, per respingerla i russi non solo predispongono una ancora più possente massa di carri, ma avvicinano al fronte migliaia di aerei, specie da caccia, che sono capaci di devastare attacchi a terra. Ricordate nelle memorie di molti amici della Russia, attacchi per esperienze. Ancora più significativamente, insisto su questi aspetti di tecnica militare perché il diritto costituzionale ne è segnato. Ancora più significativamente, sempre nella seconda guerra mondiale, il passaggio dal dominio della terra e dell'acqua al dominio dell'aria è marcato in fatto, ma anche in simbolo, dal destino delle grandi navi da battaglia, che avrebbe potuto essere dominatrici dei mari. Lo Hood, la nave più bella della flotta inglese, fiore all'occhiello della flotta inglese, fu affondato dalla Bismarck, in quello che fu uno scontro navale all'antica, ma la Bismarck colò picco sotto i colpi degli agrosiluranti inglesi. E sempre agrosiluranti o bombardieri inglesi o americani affondarono la Tirpitz, la Yamato, la Musashi, l'Arizona finì a fondo durante l'attacco aereo di Pearl Harbor, la Roma, orgoglio della flotta italiana, fu distrutta dalle bombe telegrafiche tedesche all'arco della Sardegna il 9 settembre del 1943, l'altro episodio vergognoso, diciamo, quel torno di terra. I giganti del mare erano sconfitti, il mondo era cambiato e nella nuova dimensione dello spazio liscio planetario, con una fortunata formula, non c'era più posto per loro. Il dominio dei cieli piazzava il dominio dei mari, che solo pochi secoli prima si era sostituito a quello della terra, plasmando un nuovo ordine giuridico del mondo regolato da un diritto internazionale molto diverso da quello del passato. Ora, queste vicende storiche, geopolitiche, militari non restano mai influenti nel mondo del diritto, e anche il problema del rapporto tra diritto e spazio incide anche nella nostra testa, nella testa dei giuristi. E c'è un rapporto tra topos e logos, logos inteso sia come ragionare che come discorso dei giuristi. È proprio un diverso logos che ha avuto modo di svilupparsi e di diffondersi a seguito di queste novità. Prendiamo proprio il caso del territorio. Apriamo un qualunque manuale di diritto costituzionale inglese o statunitense e cerchiamo nell'indice per materia la voce territorio. Esercizio semplice. Ora, nella maggior parte dei casi non troviamo niente. O non si parla di territorio, oppure se ne parla in una prospettiva limitata e non generale, sono studi specifiche. Sono completamente diversi i risultati della stessa ricerca se guardiamo i manuali italiani, portoghesi, spagnoli, francesi, cioè quelli europei continentali. Del territorio si parla quasi sempre in apertura e sin dall'inizio il dottore è guidato a conoscere la nozione che l'autore ne propone, la sua posizione sul rapporto fra territorio e Stato. E infatti il diritto è costituzionale perché la comunità politica è costituita anche grazie al suo territorio. È pubblico il diritto perché res pubblica, nonostante la propriabilità privata delle sue singole porzioni, è il territorio di insediamento di quella comunità. Questo era molto chiaro. La teoria bene comunista non la interpreta correttamente questa tradizione. La questione della definizione del concetto di territorio per noi giuristi è risalente nella giuspubblicistica continentale. Possiamo distinguere sostanzialmente due posizioni principali che vediamo rappresentate esemplarmente già oltre un secolo fa da Georg Jelinek e da Paolo Babat. Per il primo, per Jelinek, che però scrive sulla scia di Fricka, un autore meno conosciuto,
rinforzato. Il territorio è ein Moment des Staates als Subjektes, un momento dello Stato come soggetto, un modo di essere dello Stato. Il suo presentarsi nella forma materiale, il modo in cui si presenta materialmente lo Stato. Per il secondo, cioè per Wabant, che critica esplicitamente ieri, è che il territorio è das Objekt, welches der Staat beherrscht, e cioè il semplice oggetto materiale della potenza regolatrice dello Stato. Quindi, per sintetizzare le due posizioni, potremmo dire che per Jelinek lo Stato è anche un territorio, mentre per Wabant lo Stato ha un territorio. L'opinione di Jelinek indubbiamente può contare su buoni argomenti, in particolare ha dalla sua la considerazione che la cancellazione integrale del territorio dello Stato non sarebbe la semplice distruzione della sua proprietà, ma la disintegrazione dello Stato stesso. Però è torto di considerare il territorio, insieme alla sovranità del popolo, come uno dei tre elementi costitutivi dello Stato. Non so chi di presenti abbia studiato giurisprudenza, stia studiando giurisprudenza, ma questo si legge con ultima guardia. Stato, popolo, territorio sarebbero gli elementi, sovranità, popolo, territorio sarebbero gli elementi dello Stato. Cosa che non sta né in cielo né in terra, per esempio, considerare il popolo come elemento dello Stato. E perlomeno non sta né in cielo né in terra adesso, poteva stare terra quando scriveva Wabant, quando scriveva Jelinek in particolare. Chi ha ragione e chi ha torto, non ragione gli anglosassoni a disinteressarsi, abbiamo ragione noi a romperci la testa su queste cose. Insomma, a me sembra che questa discussione nostra, europea continentale, appaia bizzarra, se non incomprensibile, al giurista anglosassone, per almeno due ragioni. Anzi, tre veramente, perché la prima è l'amore per il pragmatismo e la diffidenza nei confronti della concettologia, tipica dei giuristi anglosassoni. Diffidenza spinta all'eccesso, da me non condivisa. Le altre due ragioni, il fatto che il costituzionalismo anglosassone, per il costituzionalismo anglosassone, per quello vincente, diciamo, l'idea che il territorio possa essere un elemento dello Stato tanto quanto il popolo è semplicemente ripugnante. Quella tradizione costituzionale si radica da sempre nel contrattualismo e nella veste che ha avuto più successo il contratto non si presenta nella forma hobbesiana del pacto di subiezionis, o per meglio dire nella forma che Giulio Maria Chioli molto elegantemente ha detto pactum unionis, con effetto immediato di pactum subiezionis, bensì nella forma di pactum unionis, senza ulteriori specificazioni, cioè dell'accordo fra soggetti che in posizione di eguaglianza si distribuiscono beni della vita e regolano i propri diritti e doveri reciproci. Nella versione americana questo patto è un contratto tra uomini uguali e parimenti liberi, ma già prima questo si leggeva nello sfortunato Agreement of the People che i soldati di Cromwell presentarono a Putney nel 1647. Perché le regole della società politica le si immaginava concordate dal libero popolo d'Inghilterra e certo non le si immaginava imposte dalla legge del sangue e della terra. Quindi per il contrattualismo democratico il popolo non trova la sovranità, non si fa soggetto solo attraverso la mediazione dello Stato, non è un elemento ma usa lo Stato come uno strumento per i propri fini. La seconda ragione dell'incomprensibilità della nostra recuperazione di giuristi continentali anglosassoni, la seconda ragione strettamente legata alla prima è che la dottrina anglosassona non ha mai elaborato una vera teoria giuridica dello Stato. Anche qui basta leggere i manuali di diritto costituzionale americano, e men che meno quelli inglesi ce l'hanno, perché sono abituati a vedere come centro di imputazione di diritti e di poteri non lo Stato ma la corona. Non è un caso che lo scritto in lingua inglese più noto in materia sia la General Theory of Law and State, piccolo particolare, la scritta nei suoi anni americani, Hans Kelsen. Scarso interesse per una teoria giuridica dello Stato, dunque, e conseguentemente scarso interesse per una teoria giuridica del territorio. Quindi, come vedete, un diverso logos, tra il senso di discorso culturale, ha animato la tradizione anglosassone che ha collocato non lo Stato, ma il popolo al centro dell'analisi giuridico-costituzionale, popolo people, che non è il popolo come intendiamo noi, ma così facendo ha costretto anche a pagare il prezzo della rinuncia alla vera Staatswehre,
quindi una vera teoria giuridica dello Stato, una vera teoria del rapporto fra uomo e sovranità. La rottura del rapporto con il luogo si vede anche nel rapporto con l'economia. E infatti titolavo questo paragrafo Topos e crematistiche tecne. Ma qui ha già detto moltissimo Carlo Galli, io sono largamente d'accordo con lui anche sul fatto che gli stati sono tutt'altro che finiti. Avrei qualche ulteriore osservazione da fare sul fatto che c'è stato e stato. Carlo ha molto parlato degli Stati Uniti, ma insomma molto sono gli Stati Uniti, altra cosa ovviamente. Comunque, lo salto questo perché sono già passato già molto tempo e mi soffermerei su un tema che è legato a questo, perché c'è un collegamento tra sviluppo capitalistico, tutela degli interessi individuali sul piano economico e tutela dei diritti sul piano della giurisdizione anche penale. Topos e dicere, dunque. Allora, sul terreno della giurisdizione succede, ira di Dio, tutela multilivello dei diritti. Questa è la, diciamo, la parola d'ordine, questa è la meraviglia che ci avrebbero offerto gli anni più recenti. E anche questo è dovuto alla deterritorializzazione, che è stata accompagnata sul piano della cultura giuridica dall'impetuoso sviluppo del neocostituzionalismo. Ora, che cosa sia il neocostituzionalismo? Per la verità è molto difficile dire, non lo sanno neanche i neocostituzionalisti, perché a rigore non si tratta di una teoria univoca che possa essere abbracciata da un solo termine. Abbiamo dei nomi di autore: Ronald Dworkin, Robert Alexis, Gustavo Zeller Benesi, Carlos Migo, altri. Sono molto diversi, no? Però io condivido l'idea di Manuel Barberis, insomma un'etichetta serve pur sempre a semplificare e fermi dovuti distinguo si possono mettere in luce alcuni punti. Io ne elenco sei. Un comune intendimento, anche questa è un'osservazione di Barberis, quello di dotarsi di uno strumento analitico adeguato a comprendere la nuova esperienza politica dello Stato costituzionale di diritto. Questo è l'obiettivo dei neocostituzionisti. Poi non ci riescono a questo documento. Secondo, il convincimento che ci sia una connessione inestricabile fra diritto e morale, mentre invece la tradizione del positivismo giuridico era quella della separazione. Terzo, la distinzione fra principi e regole. Questo è il volto. Prossima alla scoperta dell'acqua calda, questa grande Burchiniana. Quarto, il conferimento alla giurisdizione del compito di rendere prestazioni di giustizia sostanziale e non solo di applicare il diritto positivo. Quindi il giudice deve rendere giustizia nel caso singolo. Se la giustizia nel caso singolo non è possibile, si deve forzare il testo. Ancora, la costruzione di un sistema delle fonti. Conti del diritto, fondato su basi sostanziali e non meramente formali, come invece era accaduto in Kelsen e in Merkel. Infine, l'elaborazione di una teoria dell'interpretazione fondata sulla negazione della insuperabilità del vincolo testuale, lo sganciamento del testo. Il testo non significa niente. Il testo è carta e la norma viene creata dal giudice nel momento in cui applica. In cui applica qualcosa, però che non si sa che cosa stia applicando, in realtà qualcosa che sta creando. Ora, il neocostituzionalismo ha, come messo tra parentesi, l'intera questione del potere, ha cancellato il tema stesso del conflitto. Ci descrive un mondo interamente pacificato che viene ordinato dal giudice, dal dialogo tra le corti, che spodesta il legislatore e che consente ai diritti di essere soddisfatti nel modo migliore, perché c'è lo shopping dei diritti, posso prendere i miei diritti a Strasburgo, li posso prendere a Lussemburgo, a Roma o altrove, perché tanto non importa. E non ho tempo di dimostrare perché, ma penso che tutti intendano che questo meccanismo può andare bene per qualche privilegiato, ma non va bene per i poveri cristi, perché questo non funziona invece la possibilità di shopping dei diritti. E che questa esaltazione del giudice non corrisponde minimamente a una teoria democratica del diritto, ma una teoria aristocratica del diritto e della
c'è la questione grande della, che ha accennato Galli, della giustizia penale internazionale. E qui abbiamo una duplice via, concluderò su questo: la criminalizzazione dei comportamenti lesivi dei diritti umani al di là dei limiti spaziali di frontiera, la sempre più frequente apertura di processi al nemico. Ora, deterritorializzazione della giustizia penale, abbiamo antichi precedenti, il famoso caso Lotus del 1927 della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, ma è soltanto più avanti che cambia la situazione. Gli internazionalisti hanno identificato diverse generazioni di corti penali internazionali, dalla prima, i tribunali di Norimberga e di Tokyo, alla seconda, tribunali di Ruanda per l'ex Jugoslavia, la terza, la Corte Penale Internazionale, istituita nel 1998, accenno, e la quarta, i tribunali competenti a giudicare i crimini di guerra commessi in Kosovo. Queste giurisdizioni hanno implicato l'esercizio della giurisdizione, attenzione, internazionale nei confronti degli individui, in ragione della commissione di azioni che però sono imputabili allo Stato, qualificandole come crimini del diritto internazionale. Una grande novità, perché come sappiamo nel sistema del diritto internazionale testfaliano, diciamo così, gli individui non hanno soggettività, quindi il problema riguarda gli stati. Io però ho qualche dubbio, nel senso che sì, la tradizione del processo al nemico in realtà è risalente. Non ho fatto uno studio approfonditissimo, diciamo, veramente molto complicato. Personalmente non ho trovato un esempio anteriore al processo a Zenobia, regina di Palmira, e ai suoi seguaci palmireni, che fu intentato dopo la vittoria di Aureliano a conclusione di un duro conflitto. Grande imperatore, diciamocelo. Ce ne parla Zosimo nella Storia Nuova e ci parla del rigore con cui alcuni furono colpiti, invece della clemenza con la quale la regina fu risparmiata, fu portata sul carro del vincitore a Roma, coperta di così tanti gioielli che non riusciva a stare in piedi. Una nazione. Poi abbiamo altri esempi poco conosciuti, dimenticati, processi contro i generali napoleonici. Primo fra tutti il processo contro il maresciallo Ney, che si difese, i difensori lo difesero con argomenti straordinariamente profondi, e dimostrando che il processo era fondato su premesse molto discutibili e violativi degli accordi delle potenze alleate che avevano stipulato in occasione della capitolazione delle armate francesi. Ancora, come dimenticare i processi militari confederati dopo la sconfitta sudista, che furono condotti sull'esile confine tra la qualificazione degli accusati come prisoners of war oppure rebels, che cos'erano? Questo dipendeva dalla responsabilità della guerra. C'è una grande discussione ancora oggi negli Stati Uniti su se fosse legittimo l'intervento della Armata Federale dopo la ribellione, dopo la ribellione del Sud, soprattutto dopo l'attacco a Fort Sumter. Io personalmente penso che dal punto di vista del diritto interno e del diritto internazionale, mi piace da dirlo, ma la ragione stessa della parte confederata, perché fosse stata una violazione quella commessa allora dalla federazione. Ancora, indubbiamente fu sensazionale in tempi per noi più prossimi l'articolo 227 del Trattato di Versailles, che esplicitamente accusò Guglielmo II di Hohenzollern di supreme offense against international morality and the sanctity of treaties, e dispose l'istituzione di un tribunale straordinario, in realtà ormai funzionale, che avrebbe dovuto giudicare i crimini, crimes. E poi furono sensazionali anche i processi di Lipsia, che si tennero però davanti a giudici tedeschi e si conclusero con condanne leggere. Quindi quando arrivarono i processi di Norimberga e di Tokyo, il terreno era già molto dissodato, c'erano degli esempi precedenti, ma certamente questi segnano una rottura. Ecco, c'è una rottura. Norimberga e Tokyo furono la logica
sanzione della fine di un'epoca e dell'apertura di una nuova era. Ora, sembrerà urticante, ma probabilmente insomma, bisogna diffidare di ciò che rinuncia, non è tutto oro. E l'accusatore americano Jackson, che era giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti, scrive a Truman il 7 giugno del 1945 una lettera impressionante. Leggo: gli Stati Uniti hanno un interesse vitale al riconoscimento della portata giuridica e politica dei trattati di rinuncia alla guerra. Un interesse vitale a che un attentato al fondamento delle relazioni internazionali non può essere considerato che come un crimine contro l'umanità. Ma è un interesse vitale degli Stati Uniti. Solo in questo modo, infatti, scrive Jackson, la potenza del diritto potrà essere mobilitata in favore della pace. Una piccola diffidenza nei confronti dei processi. E anche perché se leggiamo l'andamento del processo, cosa accade? Che inizialmente tra i capi di imputazione nei confronti degli accusati tedeschi c'erano anche i bombardamenti indiscriminati su Coventry, su Londra. Ma quando qualcuno fece notare, ma veramente voi avete bombardato Dresda e altre città terrase al suolo, e questi capi di imputazione sparirono. Non è bellissimo. Insomma, sono sempre sospetti i processi contro gli sconfitti. Certo, io capisco bene che insomma, vediamo la posizione della Chiesa nell'enciclica Sollicitudine Socialis. Giovanni Paolo II osservava questo: nel cammino della desiderata conversione verso il superamento degli ostacoli morali per lo sviluppo si può già segnalare come valore positivo e morale la crescente consapevolezza dell'interdipendenza tra gli uomini e le nazioni. Il fatto che uomini e donne in varie parti del mondo sentano come proprie le ingiustizie e le violazioni dei diritti umani commesse in paesi lontani, che forse non visiteranno mai, è un segno ulteriore di una realtà trasformata in coscienza, acquistando così connotazione morale. Sono parole molto belle, che colpiscono, ma la realtà, questo è scritto da un pontefice, la realtà è che è sempre possibile l'utilizzazione dei diritti umani come grimaldello per l'ingerenza negli affari interni degli stati, anche con l'uso della forza militare, ed è difficile non trovare illuminanti e profetiche le parole di chi già negli anni 30 scriveva questo: l'umanità è un sentimento particolarmente idoneo alle espansioni imperialistiche ed è nella sua forma etico-umanitaria un veicolo specifico dell'imperialismo economico. Ora, chi svolgeva queste considerazioni era proprio Carlschmitt, che da lì a una decina d'anni avrebbe subito le conseguenze del nuovo regime e sarebbe stato imputato in un processo in cui era chiamato a rispondere della sua grave compromissione col regime nazionalsocialista. Questo lo scriveva 10 anni prima. Questa compromissione è moralmente imperdonabile e umanamente, mi permetto di dire, davanti a uno studioso, uno dei maggiori studiosi di Schmitt nel nostro paese, è umanamente penoso il comportamento difensivo di Schmitt di fronte alle accuse che gli sono state rivolte. Però queste osservazioni fanno riflettere. Allora, concludo, quali sono le conseguenze di questi fenomeni dal punto di vista del costituzionalismo? Ecco, io credo che possiamo dire sinteticamente che assistiamo alla messa in discussione della capacità ordinante delle Costituzioni. La perdita di capacità ordinante delle Costituzioni è evidente perché c'è storicamente una intima connessione fra Costituzione, dunque costituzionalismo, e Stato. Quando si parlò della Costituzione per l'Europa, quando molti colleghi, non solo internazionalisti, comunitaristi, ma anche costituzionalisti, dicevano: ma sì, certo, va benissimo la Costituzione per l'Europa, anzi l'Europa c'era già una Costituzione e c'è chi ancora lo dice. Questo significa veramente non intendere nulla del percorso storico, perché le Costituzioni sono nate per fondare un potere legittimo anzitutto e poi per regolare l'esercizio, stabilendo diritti e doveri. Quindi le Costituzioni vacillano quando il potere perde il suo riferimento al luogo e diventa inafferrabile.
I nuovi poteri, quindi l'antisovrano, non avvertono il bisogno di una fondazione, non sono assetati di legittimazione, non ne importa niente della legittimazione, non hanno bisogno di costituzioni, e nello spazio senza confini le libertà si fanno non statali, si emancipano dallo Stato e conseguentemente dalla Costituzione. Nella, chiamiamola così, seconda modernità, l'ordine umano si è retto sul binomio Stato-Costituzione, che ha impedito l'anarchia e ha saputo fondare i diritti. È la crisi dell'archè che oggi registriamo, e registriamo il pericoloso di affacciarsi a secoli, millenni di distanza del caos, Ora, i rimedi a questa situazione non sono semplici da trovare, qui mi dispiace perché è sempre bene sentire due campane dissonanti, ma campane quella stessa, perché anch'io scartirei l'idea di contrapporre all'antisovrano transnazionale un democratico sovrano globale, magari facendo delle Nazioni Unite, come è stato proposto da qualcuno, la sede del vero e proprio governo. Questa prospettiva la sognava Kant nella Pace Perpetua, ma non considera la debolezza intrinseca della prospettiva cosmopolita. E io qui non posso far altro che rinviare un autore insieme politico, giuridico, che ha scritto, secondo me, le parole definitive di critica al cosmopolitismo, e cioè Giacomo Leopardi. Trascura questa prospettiva l'assenza di un tempo mondiale grazie al quale solo sarebbe possibile un governo democratico del pianeta. Io penso che dobbiamo guardare più in basso. La risposta probabilmente è a noi più prossima di quanto non appaia a prima vista. Il nostro ospite qui ha giustamente osservato, ti cito, che la questione non è quella della fine degli stati, ma semmai quella della volontamorfosi. Penso che sia così. Rimossa la velleitaria tentazione di affidarsi alla speranza del popolo mondiale, è prematuro intonare il De Profundis della forma Stato. La questione invece è quella di come tale forma possa essere utilizzata per il governo del mondo globalizzato, tornando a un diritto internazionale, diciamo così, westfaliano, certamente, ma consapevole della necessità della cooperazione interstatale, perché il diritto westfaliano ci piace molto, ma aveva il problema di essere generato. Ma questo è un passaggio che richiederebbe elite nazionali coraggiose e provvedute, delle quali al momento, non solo in Italia, non si è aperto di sé. Quindi forse l'unica cosa che si può dire in chiusura è che spetta agli intellettuali capire se sia possibile formare queste elite e se è possibile, se si pensa che sia possibile, darsi da fare per formarle. Per questa completa panoramica di questioni, ma che poi insomma è arrivata anche a seguendo partendo dalla genealogia storica, trasformazione, ma insomma poi è arrivata a porre anche delle questioni secondarie, delle attuali, prendendo posizione, diciamo così, soprattutto rispetto alla persistenza, al ruolo degli stati, addirittura alla plausibilità e anzi forse alla curabilità del diritto internazionale neo-vespaliano, formula in piano. Bene,